tutte le mie vittime fra persone per le quali la morte non potrà essere che una liberazione. Sono un uomo o una donna? Perché ho deciso di tenere un diario, anche se inciso in modo che nessuno possa riconoscere la mia voce, per studiare le mie mosse, per non commettere errori. Un anno nuovo, 5 persone periranno per mia mano, anche se non ho ancora deciso in che modo. Sinceramente. Ti piacciono sempre gli scherzi di cattivo gusto, non è vero? Volevo soltanto farti gli auguri, a quattro occhi. Non stai rispettando i patti, se non sbaglio, o li hai dimenticati? Quando bevo, dimentico molte cose.
soprattutto quelle spiacevoli. Io non ho bevuto. Peccato. Dovresti farlo ogni tanto. Buonanotte. Addio, Andrea. A domani, Edward. Ciao. Andiamo via, Walter. Andiamo via. Volta che chiamano. Potevi svegliarmi. Sembravi morto. Sei qui da molto? Da questa notte. Ti ho aspettato per delle ore. E poi quando sei arrivato, altro che fare all'amore. Non ti reggevi in piedi. Ho dovuto persino svestirti. Sono la tua cameriera o la tua amante a mezzo servizio? Finisce che un giorno o l'altro mi licenzi. Vieni e vai quando ti pare. Non ti chiedo niente, non mi dici niente. Dove lo trovi un posto meglio di questo? Lo trovo, ti assicuro che lo trovo. No, non ti vado più, rispondi. Perché non me lo dici subito? Così cominciamo sinceramente l'anno nuovo. Ci riusciamo. Pronto? Dove ti sei cacciato? È la quarta volta che chiamo. Avevo staccato il telefono. Che succede? Succede che non c'è più un minuto da perdere. Vieni subito, fa presto. Ciao. Amore, giornata nera.
Proprio così, questa notte, nel tunnel di Rho. Adesso è all'ospedale, ho mandato Vogel. Avresti fatto meglio a mandare l'usciere. Hai detto che è stato trovato da due giovani? Sì, anche se per ora non conosciamo i loro nomi. Ci penso io. Sì, va bene. Allora? Tutto qua. Ho buttato giù qualche riga. Nelle prime ore di questa mattina, John Lubbock, giovane supplente inglese presso l'International Grove School, è stato violentemente aggredito mentre... Un po' impreciso, direi, eh? Perché? Innanzitutto, John Lubbock non è inglese, ma australiano. Poi alla Grove, come in quasi tutte le scuole internazionali di lingue, non ci sono insegnanti fissi né supplenti. Vanno e vengono da tutti i paesi, come in un aeroporto. Ciao, ci vediamo al giornale. Ve l'ho già detto, non sono permesse visite, neanche per i giornalisti. Solo un'occhiata. Non è possibile, mi spiace. È vero, signor Bird. Buongiorno, dottore. Nessuno può vedere John Lubbock, almeno per ora. La polizia ci ha dato ordini precisi. Come sta? Frattura alla quarta vertebra cervicale. Comunque adesso sta molto meglio. Novità, signor commissario? Aggressione per furto, almeno per ora. Potrei scambiare due parole con quei due che l'hanno salvato? Saranno dei test importanti, non vorrei che... Non pubblicherò una sola parola che possa pregiudicare l'inchiesta. La ragazza abita a poca distanza da quel tunnel, si chiama Giulia Soavi. E lui? Dovreste conoscerlo. Si chiama Walter Auer, il fratello di Lou Auer, la vostra amica, da quello che mi risulta. A proposito, forse avrò bisogno di scambiare qualche parola con voi. Sono stato uno degli ultimi ad aver visto la vittima, capisco. A vostra disposizione. Signorina Soavi? Quello che sapevo, l'ho già detto alla polizia. Mi conoscete? Siete un giornalista. Possiamo fare quattro chiacchiere da buoni amici? Vi ho già detto che non ho niente da dire. E se non ve ne andate, chiamo mio padre. Giulia! Vengo, papà. Lu? Cara Andrea, starò via fino a martedì. Ero in bolletta, così ho preso dei soldi dal solito posto. Baci Lu. Se vuoi mettermi d'accordo... Che cosa vuoi? Chiederti scusa. So di essere stato villano alla festa. Va bene, d'accordo. Accetto le tue scuse. E allora? È acceso il camino? Per venirti a chiedere scusa sto rischiando una polmonite. Sto lavorando. Un attimo solo, non ti disturbo. Davvero, te lo giuro. Allora, cosa vuoi sapere su John Lubbock?
Tutto quello che sai. Nato a Sydney, 26 anni, insegna alla Grove da ottobre. Ma lo fa soltanto per potersi pagare all'università. Solitario, timido, introverso. Lo si trova spesso ai concerti, ma è anche un bravissimo giocatore di tennis. Non lo prendi il tuo taccuino? Ho una memoria di ferro. Siete amici? Abbastanza. Non è facile fare amicizia con John. Povero John. Non si può dire davvero che abbia cominciato bene l'anno nuovo. Prima Isabel, poi l'aggressione. Isabel lancia? Sì. Secondo me, e in queste cose non sbaglio, John ha preso una brutta sbandata per lei. Una di quelle corte giovanili che durano poco, ma che non per questo fanno soffrire meno. Adesso Isabel sembra che sposi Edouard Valmont, proprio il suo migliore amico. È stato un brutto colpo per lui. Non mi sono accorto di niente. Lo credo bene, eri ubriaco fradicio. Ah, puoi aggiungere come al solito, non mi offendo. E poi John non lascia mai trasparire niente. È troppo introverso. Sì? L'acqua. Le stampelle. Per favore. Dormi qui. Questa sera no, sono stanco. Oh, Riccardo, ti prego. Ti prego. Domani. Non rispondere. Aspetta. Sì? Sì. Dove? D'accordo, vengo subito. Una chiamata urgente, farò presto. Riccardo! Sei tu, Riccardo? Riccardo! Thank you.
Il movente, commissario. L'arma del delitto. Come è stata uccisa? Prego, commissario. Strangolata e buttata dalle scale. Buongiorno, commissario. Già qui, Bill. Alle 11 circa il dottor Binney ricevette una telefonata. Una chiamata urgente, che poi invece risultò falsa. Falsa? La persona che telefonò fornì un indirizzo inesistente. Chi scoprì il delitto? Lo stesso dottor Binney al suo ritorno. Il cameriere non c'era, era la sua serata di permesso. Sì, sì, d'accordo. Ma fate presto. Intanto chiamate Haller. Anche voi siete un cliente del dottor Binney, se non sbaglio. Sì, certo. È vero che non chiude mai quella porta di notte? Lascia spesso le prescrizioni per i suoi pazienti su questo tavolo, quando l'ambulatorio è chiuso. Conoscevate anche sua moglie? Non molto bene. Non si direbbe. Sapete chi è l'uomo seduto accanto al dottor Binney? Si chiama Edouard Valmont e insegna francese alla Grob. Allora, secondo la vostra testimonianza, quella notte di Capodanno, John Lubbock disse che sarebbe tornato a casa solo, a piedi. Chi altro lo udì o potrebbe averlo udito oltre voi? Avevo alzato un po' il gomito quella sera. Comunque, se non sbaglio... Non vuoi proprio che ti accompagni? No, grazie. Ho deciso di tornare a piedi. Mi va di fare quattro passi. Allora noi andiamo, Helen. Ci vediamo. Buonanotte. Buon anno. Happy New Year. Ciao, Andrea. Buon anno. Nessun altro? No, non mi pare. Sì, c'era anche il dottor Binney. Cercate di capirmi, è solo una formalità. Cosa avete fatto dopo la festa? Francamente non ricordo. Non ho nessun alibi, se è questo che volete sapere. Avevo bevuto un po', ve l'ho già detto. Mi domando invece se il dottore non abbia inventato lui quella telefonata. Un'ipotesi un po' azzardata la vostra. Comunque il dottor Binney ha un alibi più che sicuro. Nell'ora del delitto si trovava a casa di un amico. Il suo nome?
Edoard Valmont. La signorina Auer vive con voi? Non sempre. E ieri sera cosa avete fatto, signor Bilda? Sono rimasto a casa a scrivere fino alle 3 di mattina. E la signorina Auer non c'era? No. Non ho altro da aggiungere. Vogliate scusarmi, ma devo tornare al giornale. Non volete sapere qualcosa di più per il vostro articolo? Come nel caso Lubbock, se non sbaglio. E infatti è stato trovato sul cadavere della Binny. Però c'è una piccola variante. Un dito è stato tagliato. Potrebbe voler dire che sono ancora 4 i delitti che mancano. Pronto? Il dottor Binny, per favore. Vi dispenso delle condoglianze. Sofia era un cadavere vivente già da 2 anni. Sarebbe ipocrisia da parte mia fingere di essere addolorato per la sua scomparsa. Comunque ho piacere che abbiate voluto vedermi. Così avrò modo di accertare se vi hanno bene informato. Conosco il genere di fandone che stampate voi giornalisti. Veramente ho ricevuto l'ordine di non intervistarvi. Andiamo al sodo. Cosa volete sapere da me? Un semplice particolare. Quella voce al telefono apparteneva a un uomo o a una donna? Era una voce afona, piuttosto lontana, senz'altro affetta da una forte laringite. E quindi non avete capito se era un uomo o una donna? È chiaro che l'assassino sapeva in che modo entrare in casa mia e che solo un mio paziente poteva conoscere le mie abitudini. Avete dei sospetti? No. Non è scomparso nulla da casa vostra? Nulla. È possibile si tratti del delitto d'un maniaco? Voi cosa ne dite? Che è possibile, certo. Ma ora dovete scusarmi, ho un appuntamento. Un'ultima domanda. Potrei sapere l'indirizzo che vi diede la persona che ha telefonato? Via Bruxelles. Che numero di via Bruxelles? 11, un numero che non esiste. Come mai non siete tornato subito a casa vostra? Ho creduto di aver capito male. E così avete deciso di far visita a un vostro amico. Edouard Valmont abita a 2 passi da via Bruxelles, non è così? Vedo che siete bene informato. Arrivederci. Ti fossi trovato un altro posto? No, e invece eccomi. Prendo di nuovo servizio. Sei tornata per la liquidazione? Morivo dalla voglia di rivederti invece. Guarda un po' cosa mi capita. Dove sei stata tutto questo tempo? Non fare domande se non vuoi sentire bugie. Comunque sono sempre stata a casa a studiare. Giovedì ho l'esame di statistica, non te l'ho detto? Che succede?
Ti ho telefonato e tua madre mi ha detto che non ti vede da più di un mese. Bugiarda e puttana! In che razza di casino vivi? Tua madre che se ne frega di te. Tuo padre lasciato ad ammuffire in un ospizio. E tu a farti sbattere da una macchina all'altra. Una Triumph rossa. Proprio così. Ma quella è la macchina di mio fratello Walter, stupido che non sei altro. Da quando ti sei messo a fare il detective, non ne becchi più una. Mi fai proprio ridere, lo sai. E tu mi fai pena. Cosa fa tuo fratello? Corre, no? Con le automobili, non lo sapevi? Dove vai? Siete il redattore sportivo di un giornale. Questa è un'intervista al personaggio, non il resoconto di una gara. Allora? Che cosa fate quando non siete impegnato con le corse? Potrebbe essere importante. Tutto è importante per uno sportivo. Per esempio, come avete passato la giornata di martedì? C'è stata una gara internazionale a Brescia e sono arrivato secondo, dovreste saperlo. Poi una festa. Perché me lo chiedete? Siete tornato molto tardi? Alle 3 di notte, con degli amici, se è questo che vi interessa. Anche se non capisco perché. D'accordo, mi basta. Tante grazie. E auguri. Pronto il dottor B. Sì. Riccardo, sono Walter. Tenez dans son bec un fromage. Maître le renard, baroudeur à l'échu, lui tient à peu près ce langage. Accomodatevi. Sapevo che un giorno o l'altro sareste venuto di nuovo a trovarmi. Ho letto il vostro ultimo articolo. Voi giornalisti a volte rivelate più acutezza della polizia. Solo su un punto non sono del tutto d'accordo. Scusate. Questo posto mi innervosisce. Vi dispiace se usciamo? Cosa volete dire? Che anche voi sembrate convinto che si sia trattato di un'aggressione per rapina. Io penso invece che il mio aggressore aveva tutta l'intenzione di farmi fare la stessa fine di Sofia Binni. La conoscevate bene? Vero? Mi ha sempre fatto pena, anche se non era una donna eccessivamente simpatica. Speriamo solo che il mio aggressore si contenti di avermi ridotto in questo stato. Potrebbe rifarsi vivo per il colpo di grazia. Il mio telefono è diventato irrequieto. Squilla nei momenti più impensati, a qualsiasi ora della notte. Spesso alzo il ricevitore e nessuno risponde. Avete avvertito la polizia? Serve a qualcosa la polizia in questo paese? Dovrei rivolgermi alla mia ambasciata. Ecco, io abito qui. Volete salire? Pronto? Siete voi, signor Bild? Sì, chi parla? Diciamo un amico che vuole evitarmi dei guai. Ascoltatemi bene. Se fossi
Allora, si può sapere cosa dice il mio oroscopo? Che il direttore ti aspetta da un'ora e che non è allegro per niente, a quanto sembra. Vuoi che interroghi le stelle? Troppo tardi. Proprio così. Mi dispiace veramente molto, Beard, ma sono costretto a dispensarvi dall'incarico. Non capisco. Haller mi ha telefonato e mi ha accennato che... Vi ha detto che sono sulla lista degli indiziati? Non esattamente. Sì? Tutto pronto, stanno aspettando. Vengo subito. Non vedo la ragione per mettermi da parte in un caso clamoroso come questo. Se non sbaglio io... Se non sbaglio, Bild, io soltanto posso prendere delle decisioni qui dentro. Per questo vi annuncio che vi ho già fatto sostituire. Finalmente. Il capo ti aveva avvertito di non occuparti più del caso Minnie. Mi fa vomitare. Tutti quanti. Tu, lui e quelle capiedi di Vogel, il tuo protetto. Credi che non sappia che Minnie è uno dei finanziatori del giornale e che dopo la morte di sua moglie ha ereditato quasi mezzo miliardo? E con questo abbassa la voce. Sei proprio un imbecille. Hai capito o no che le tue balorde idee politiche danno fastidio qui dentro? Non sei più quello di una volta qui. Ficcatelo bene in testa. Non per niente sei finito qua dentro, in questa testa di giornale. Ah sì, eh? Sentimi bene allora. Io sono diventato un pezzo di merda, ma tu sei rimasto quello che eri. Un venduto bastardo. E ti giuro che me la pagherai. C'è stato Magaloff alla filarmonica. Che ti succede? Qualcosa non va? Volevo soltanto parlare con qualcuno. Ciao. Helen, sono veramente a pezzi. Non te ne importa niente? Andiamo in macchina. Un altro dei tuoi litigi controversi, scommetto. Ho capito di odiarlo a morte. Ti sei chiesto perché? Forse perché mi ricorda mio padre. È goffo, strisciante, meschino. E dai risentimenti che si comincia a diventare traversi. E poi non è che l'alcol aiuti molto. Nel fondo tu mi disprezzi. Perché non lo lasci il giornale? Una volta dicevi di voler fare il corrispondente. Di viaggiare. E tu di voler accompagnarmi. Tony deve essersi svegliato, devo andare. Ti telefono. Thank you.
abitare il mondo col cuore. Timore e spavento mi afferrano per il terribile giudizio, quando cielo e terra saranno sconvolti. Giorno di ira è quello, giorno di calamità e di miseria, giorno grande e amarissimo, quando verrai a giudicare il mondo col fuoco. Devo parlarvi, vi telefonerò. Isabel! Proprio così, in una zona equivoca del Parco Nord. Infarto da paura. Infatti, come in quel tunnel e nel caso Binny, accanto al cadavere è stato trovato un guanto. Al quale però mancano due dita. A che ora vi siete recato dalla signora Volta? Le 10:30 circa. Quanto vi siete trattenuto? Una mezz'ora forse. Poi sono tornato a casa a dormire. La mia amica, come dite voi, non c'era neanche questa volta, se è questo che volete sapere. Abbiamo avuto un tentato omicidio e due omicidi. E in ciascun caso, voi siete uno dei pochi che conosceva tutte le vittime. Troppe coincidenze, non vi pare? Tanto più che siete anche l'unico a non avere mai potuto presentare. Comunque non abbiamo ancora deciso di formulare un capo d'accusa contro di voi. Troppo buoni. Posso chiedervi come avete saputo della mia lite con Traversi? Una telefonata anonima questa mattina. Di un uomo o una donna? Un uomo. A cosa pensi? A quella tua ipotesi secondo la quale, sfruttando la psicosi del giorno, chiunque potrebbe eliminare una persona che non gli va lasciando poi sul suo cadavere un guanto per far cadere i sospetti sull'assassino del tunnel. Un'ipotesi che potrebbe applicarsi anche al caso Traversi. Perché no? E chi pensi che avrebbe avuto interesse ad eliminarlo? Pio. Non prenderai forse il suo posto al giornale adesso? Spiritoso. Forse fu proprio chi uccise Traversi, nata anonima alla polizia. Qualcuno che, essendo al corrente della tua lite con lui, poteva sperare che ammazzandolo saresti finito tu in galera. Ma hai qualche sospetto preciso? Forse. Guarda chi c'è! Guarda! Mamma! Andrea! Tony! Thank you.
Hanno tenuto tutta la mattinata alla polizia. Volevano sapere da quando ti conosco, quando ti vedo, se conoscevo Traversi. Dei rompiscatole. E tu? Mi sono divertita a sfotterli. Non mi sono andati a genio, i ficcanaso. Non mi chiedi perché sono tornata? Non è una cosa nuova, se non sbaglio. Sono venuta per l'ultima volta. Come sempre, d'accordo. Dico davvero, Andrea, tra pochi giorni mi sposo. E chi è il fortunato? Non lo conosci, si chiama Franz Rai. E cosa direbbe Franz se sapesse di noi due? Cosa vuoi che dica? Niente. Lo ha sempre saputo. Non gliene importa? Perché? Perché dovrebbe? Ma sarà diverso quando saremo sposati. Vogliamo dei figli, sai? Andiamo matti tutti e due per i bambini. Non ci vedremo più, Andrea. Sei arrabbiato con me? Perché dovrei esserlo? Comunque vedo che anche tu non perdi tempo. Poco fa ha telefonato una donna, una certa Isabel Lancia. Cosa ha detto? Che ha urgente bisogno di vederti e che ti aspetta alle 9 al Grand Hotel. Il numero della camera è scritto accanto al telefono. Dove hai lasciato la macchina? Davanti al parco, al solito posto. Dammi le chiavi e lascia le luci accese. Ti accompagno. Tanto stavo uscendo. Passiamo dalle cantine, allora. Aspetta, vengo subito. Signorina Lancia? Isabel?
successo, Andrea? Resta con me stanotte. Per l'ultima volta. Ad appena 2 settimane dall'ultimo delitto, il mostro del tunnel è tornato nuovamente a colpire, seminando il panico nella città. Nelle ultime ore di ieri sera, Isabel Lancia, figlia del noto armatore Carl Lancia, nota per essere una delle donne più ricche del continente, è stata brutalmente strangolata nella vasca da bagno del suo appartamento al Grand Hotel. Secondo le prime indiscrezioni, a trovare il suo cadavere pare sia stato lo stesso Edouard Valmont, l'australiano che, come riportano da tempo le cronache mondane, Isabel avrebbe dovuto sposare. A che ora siete tornato a casa ieri notte? Perché non lo chiedete a quei due perditempo che mi avete messo alla porta? La signorina Auer era con voi? Sì, dalle 7 di ieri sera, signor commissario. Mi hai fatto un bel piacere. Perché? Ho voluto farti semplicemente un regalo da Dio. Non mi chiedi neanche se sono stato io ad ucciderla? Sono affari tuoi. Ciao. Che intendete fare? Le valigie. Questa storia comincia a innervosirmi. Ho presentato le dimissioni alla Grob. Ritorno a Sydney. Chi l'ha scritta pare sicuro che voi sappiate chi sia. Malgrado ciò si scomoda a mandarmi biglietti anonimi invece di andare al sodo, come in tutti gli altri delitti. Strano, vero? Molto strano, direi. Potete tenervelo, pubblicatelo, datelo alla polizia, fatene quello che volete. E se credete che possa aiutarvi nelle vostre indagini, vi faccio notare che la busta non era affrancata. È stata imbucata direttamente nella cassetta postale della scuola. Quando partite? In settimana. Dopo la morte di Isabel, non ho più nessuna ragione di rimanere. Vi capisco. Non mi importa più niente di niente. Assolutamente di niente. Arrivederci. C'è Giulio. È ancora presto per lei, però ci sono io, sapete far lo stesso. Un'altra volta, ciao. Ma va! Signorina Soavi. C'è nessuno?
Ci porto io la polizia. Ma per sfruttamento di minorenne e qualcos'altro. Che aggiungeremo strada facendo. Tutto mi devi dire. Proprio quello che non hai detto alla polizia. Ma io non so niente. Vuoi vedere che ti faccio ricordare? Me la pagherete. Chi era l'uomo che aggredì John Lubbock nel tunnel? Tu l'hai visto? Ne sono certo. Non lo so. Non lo so. No. T'ammazzo, lo sai? T'ammazzo. Chi era? Chi? Il padre di Giulia. E Giulia Soavi. Lo dici ora perché sai che è stato arrestato, eh? La verità, Giulia minacciò di lasciarmi se l'avessi denunciato. E hai preferito tenerti la ragazza. E così era come avere un bel conto in banca, è vero? E il dottor Binni ti paga solo per le tue prestazioni? Rispondi! No, non solo per questo. Il padre di Giulia, sì, è stato il padre di Giulia. A voler ricattare Binni? Sì, e anche Valmont. Però il vecchio non c'entra con gli altri delitti. Era un porco, è vero, ma non un assassino. Come fai a esserne sicuro? Ogni martedì, per conto della Hofer, si recava al nord per il trasporto del collettame e tornava sempre il mercoledì sera. Che c'entra? La moglie del dottor Bini e Isabel Lancia sono state ammazzate di martedì. E di martedì è stata uccisa anche la figlia di Soavi. Come lo spieghi con la storia dei trasporti che mi hai raccontato? Martedì scorso c'è stato uno sciopero alla Hofer. I facchini non hanno caricato la merce. Non alzate la voce. Cosa volete? Dirvi che sono deciso a pubblicare su un altro giornale tutto quello che so e ho visto. Che c'era tra voi e Giulia Soavi? Chi è Giulia Soavi? La ragazza uccisa ieri sera, lo sapete benissimo. Non la conoscevo, non l'ho mai vista. Neanche ai vostri balletti verdi? Cosa state dicendo? Siete impazzito. E va bene. Parliamoci chiaro. Volete riavere l'inchiesta al giornale, vero? D'accordo. La riavrete. E questo per dimostrarvi che non temo niente, né da voi né dalla polizia. E ora vi prego di andarvene. Ho dei malati da visitare. Signor Valmont, prego. Sei tu, Edouard? Devo parlarti. Non c'è un minuto da perdere. Sei proprio deciso a pubblicarlo? Sì, domani stesso. Sta attento a quello che fai, sono loro i più forti. Peggio per loro. Ci sarà anche tuo marito? No, soltanto l'avvocato. Una vecchia pendenza che non posso più rimandare. Ancora per Tony? Per la causa di divorzio. Non potrò mai tentare di rifarmi una vita finché non si sarà tutto risolto. A che pensi? Che c'è qualcosa che intuisco, ma che continua a sfuggirmi in questa assurda storia di diritto. Se fossi in te, Valmont, che terrei d'occhio, non mi ha mai convinto. Ciao. A che ora torni? Alle 9, speriamo bene. Il martedì è una giornata nera per me. Non mi va mai bene niente di martedì. Hai preferito il cellulare. La scena sarebbe stata più d'effetto. Volete il mio alibi anche questa volta? Non ne ho. Mi basta sapere che ieri sera, poche ore prima che Giulia Soavi fosse assassinata, siete andato a cercarla proprio nel luogo dove di solito lavora. Quattro dita di quel guanto sono state tagliate, ma ne resta ancora uno. Se mi arrestate, non potrò compiere l'ultimo delitto. Lasciatemi la possibilità di evitarlo, almeno. Credete che l'assassino della Soavi sarebbe andato così pubblicamente a cercarla? Vi chiedo solo 24 ore. Vi assicuro che domani a quest'ora saprete chi è l'assassino. Perché non accettate la nostra collaborazione? Voglio sbrigarmela da solo. D'accordo. Ci tenete molto al vostro colpo giornalistico.
La signora Bini e Isabel Lancia sono state ammazzate di martedì. Mi va mai bene niente di martedì. Terribile aggressione al tunnel di Roe. Lunedì 1 gennaio, John Lubbock, nato a Sydney il 23 marzo 1945, è stato brutalmente aggredito mentre... Martedì 13 febbraio, Sofia Binney, moglie del noto professor Binney, è stata strangolata stanotte nella sua abitazione in via. L'assassino del tunnel colpisce ancora. Capocronista trovato cadavere in un'equivoca zona del parco centrale. Accanto al suo corpo il solito guanto di pelle al quale... Martedì 29 marzo. Delitto al Grand Hotel. Martedì 12 aprile Isabel Lancia, figlia del noto armatore, strangolata nel bagno del suo appartamento. L'assassino del tunnel colpisce ancora una volta. Giovane prostituta barbaramente assassinata. Martedì 7 maggio. Della guerra. È il giorno più favorevole per i nati sotto il segno dell'Ariete. Ariete. Tony? Sì, mamma. Ciao, che cosa stai facendo? Ero già a letto. Quando torni a casa? Ho fatto tardi. Senti, vengo col prossimo aereo. Hai già mangiato, tesoro? Sì, ho visto anche la televisione, poi mi sono addormentata. Adesso tornatene a letto, eh? Passami Elsa. Elsa non c'è. È venuta a prenderti all'aeroporto con la macchina, dopo la telefonata. Chi ha telefonato? Non lo so, qualcuno. Elsa ha detto che ha telefonato anche il dentista per domani. Tony. Sì, mamma. Tony, stammi a sentire.
Ora vai e chiudi bene tutte le porte, anche quelle del giardino, eh? E non aprire a nessuno, mi raccomando. A nessuno, hai capito? Vai, io ti aspetto qui al telefono. Perché? Fa come ti ho detto, ti prego. Ti prego, tesoro. Aspetta. Ma ricordati che hai promesso di portarmi il libro dell'uomo nero. Ma andiamo, tesoro, l'uomo nero non esiste. Non è mai esistito. Sono favole. Tony? Allora, hai fatto come ti ho detto? Sì, mamma. Ecco, ora torna a letto. Io ti porto un altro bel regalo, vedrai. Cosa? Mamma! Tony! Si è spenta la luce, ho paura. Non ti sento più, mammina, mi senti? Tony! Elsa! Elsa! Sei tu, Elsa? Sei tu?
pensa a te, Tony. Presto. John Lubbock.
come sospettavo. Mentre Isabel, che odiava, era sempre stata la sua unica e vera predestinata, gli altri delitti dovevano soltanto servirgli a mascherare la sua vendetta, collegandoli tra loro con quel guanto trovato per caso in quel tunnel, come se fossero opera di uno stesso maniaco. Anche quel busto di gesso, ormai inutile per lui da tanto tempo, fu un'occasione per sfiare i sospetti. Una morbosa passione lo legava non a Isabel, come tutti pensavano, ma a Valmont, sin da quando insegnavano a Sydney. Per un paranoico, sadico e superstizioso come John, nato sotto il segno dell'ariete, il giorno favorevole è il martedì. Solo la sua aggressione avvenne un altro giorno. Questo nastro magnetico che trovai a casa sua mi aiutò ad evitare l'ultimo delitto. Questa è la sua giusta velocità d'ascolto. Un bambino, anche se innocente, è un essere infelice in embrione. Che mi importa di Elaine?